Una città adagiata sul fondovalle lungo il quale scorre l'unico fiume navigabile della Sardegna, il Temo, che sfocia nel mare occidentale dell'isola. Bosa, alto ristanese, di origini antichissime, definita il gioiello della Planargia, è dominata dal castello dei Malaspina, sul colle di Serravalle, intorno al quale si stringono le case del borgo medievale che scendono fino alla sponda del fiume. Il castello, simbolo della città del Temo, venne edificato nel XIII secolo dai marchesi dai quali prende il nome. Il centro storico di Bosa è uno dei più grandi della Sardegna, il quartiere medievale di Sagosta, un intreccio di vicoli e di portici. Ma in origine Bosa sorgeva nei pressi della chiesa di San Pietro, costruita nel 1062, posta lungo le rive del Temo, nella sponda opposta rispetto a dove si trova il castello di Serravalle. Ex cattedrale, San Pietro è uno dei più antichi e suggestivi monumenti romanici esistenti in Sardegna. Storia, cultura, tradizione e artigianato a Bosa, i gioielli in filigrana, gli orafi della città del fiume, Sos Mastros de Oro, sono conosciuti anche col titolo di Ragni della filigrana, per quel loro trattare con maestria i fili d'oro e d'argento. E poi il filè, merletto di grande pregio, la cui lavorazione è di antica usanza bosana. Ci troviamo sul fiume Temo, qui con noi c'è Salvatore, escursionista che organizza gite su questo battello per i turisti. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a voi di Sardegna 1. Allora, iniziamo subito a parlare della particolarità di Bosa, che è l'unica cittadina sarda attraversata da un fiume. Sì, questo è il fiume Temo, diciamo che è l'unico fiume navigabile della Sardegna, è lungo quasi 64 chilometri e navigabile per 6. Dopodiché diciamo c'è questo ponte romano che è crollato e quindi finisce la navigabilità perché non si può più passare perché ci sono 20 centimetri d'acqua, se no sarebbe navigabile per quasi 7-8 chilometri. Ecco, dal punto di vista delle bellezze naturalistiche, dell'habitat, che cosa offre questo fiume? Allora, l'habitat del fiume diciamo che è come il mare, perché l'acqua essendo salmastra troveremo sia le anguille, sia i cefali, sia le triglie, spigole, diciamo una varietà di fauna uguale quasi a quella del mare. Ecco, iniziando il nostro percorso in battello, che cosa possiamo ammirare? Allora, iniziando il nostro percorso in battello, incominciamo subito a ammirare le vecchie fornaci che si trovano subito, diciamo, partendo da Bosa Marina, sulla destra. Poi più avanti incontreremo, diciamo, queste bellissime concerie. Sulla nostra sinistra possiamo ammirare, diciamo, le case delle vecchie case di Bosa, diciamo, sul borgo Sagosta, e troveremo sopra il castello di Malaspina. Bene, poi alla nostra destra adesso possiamo vedere la bellissima chiesa di San Pietro, anche questa è molto antica. Sì, diciamo che la chiesa di San Pietro è stata costruita intorno al 1064 dall'arcivescovo De Castra. Adio, bella aurora,
Siamo a Bosa. A Bosa non si può naturalmente non parlare del Castello dei Malaspina e noi lo facciamo con Gianni Gallus. Buonasera Gianni. Buonasera. Allora, iniziamo a raccontare un po' la storia di quello che è uno dei simboli di questo bellissimo borgo medioevale. Allora, il simbolo del Castello Malaspina determina la storia della Bosa nuova, così definita, ovvero la storia che si trasferisce dalla Bosa antica romana, che si attestava oltre il fiume, sul colle e si attesta intorno al colle. Il castello diventa l'elemento fondamentale perché la gente si sposti a ridosso di questo maniero, che è un simbolo difensivo e di protezione. Venne insediato dalla famiglia dei Malaspina dello Spino Secco, proveniente dalla Lunigiana, un'area posta tra la Liguria e la Toscana. Loro ci tengono molto all'identità lunigianese, anche gli eredi che ancora sono viventi, e si insediano, secondo la tradizione ultima, intorno al XII secolo. Sì. Che tipo di famiglia è quella dei Malaspina? Una famiglia nobiliare, una famiglia che aveva in origine un unico ceppo, che poi si divide, per ragioni politiche, militari e anche economiche, ritengo, in due tronconi: Malaspina dello Spino Secco e dello Spino Fiorito. I feudatari dell'E di Bosa appartengono alla famiglia dello Spino Secco. È una famiglia sicuramente di grandi origini, una famiglia di condottieri. Si insediano non solamente a Bosa, ovvero nell'area di Bosa, ma edificano in Sardegna anche un altro castello, Castello di Osilo. Gianni, ci sono anche delle leggende molto affascinanti legate a questo castello. Certo, come ogni maniero che si rispetti, nasconde tradizioni leggendesche. Soprattutto nell'ambito di quella che è la famosa tresca tra la moglie dell'allora duca e un fantomatico nobile di Bosa. Tresca che, ahimè, venne scoperta stranamente, poiché a questa incauta dama caddero delle testimonianze di questa tresca. Questa tresca finì male perché l'allora marito, il duca, parrebbe che con grande violenza tagliò una parte della mano di una delle mani della duchessa e incautamente la avvolse in un fazzoletto che si portava presso. Cosa successe? Che nel corso di una sua visita nel borgo di Bosa, ahimè, per esigenze personali, tolse il fazzoletto e gli caddero queste dita, che la gente riconobbe subito appartenere alla duchessa, per cui ci fu un sollevamento popolare, ci fu una grande ribellione che realmente esistette. Perché ci fu realmente una grande ribellione, pensate un po' quanta fantasia popolare portò a costruire questo evento. Ci fu una ribellione però dettata da questa oppressione fiscale che il duca aveva nei confronti dei bosani e che addirittura determinò il bombardamento del borgo di Bosa dal castello. Pensate un po', comunque è straordinario. Ci troviamo nel centro storico di Bosa, qui con me c'è Alessandro Campus, che è il presidente della Proloco. Senti Alessandro, iniziamo a raccontare un po' quali sono le caratteristiche di questo centro storico che ha mantenuto un po' intatta il suo aspetto, diciamo così, medioevale. Allora, come tu vuoi già ben vedere, il centro storico di Bosa infatti ha mantenuto una sua originalità, una sua tradizione. Infatti, se tu puoi notare, le case hanno una struttura e un tipo di architettura particolare, con dei contorni tracciati da traghetta rossa locale, e soprattutto il centro storico però ha delle caratteristiche fondamentali legate alla tradizione, all'artigianato, tant'è vero che non è difficile imbattersi nel centro storico in botteghe orafe, artigiane e soprattutto alcuni tipi di ricamo che sono chiamati filet bosano. Adesso andremo a vedere. Un'altra delle caratteristiche è proprio la presenza di questi colori così variopinti, le variazioni cromatiche. È vero, infatti un'opera che si sta portando avanti da tempo è quella di una ristrutturazione secondo i canoni tradizionali del centro storico che presenta una ricchezza di colori e di sfumature molto interessante. In quest'opera infatti si sta puntando alla ristrutturazione dell'asse viario del centro storico e nonché alla chiusura al traffico, che finalmente può consentire una fruizione più gradevole all'occhio del turista. Ascolta, tu mi
parlavi proprio della presenza di questo artigianato che è ancora molto vivo, e qui vicino a noi ci sono delle signore che stanno lavorando il filè. Questo è un tipo di lavorazione che è tipico proprio di Bosa. Esattamente, è un tipo di lavoro di ricamo che è peculiare dalla tradizione bosana e, diciamo, e segue la sua trasmissione, la sua trasmissione è dovuta all'ingegno, alla volontà di queste signore che popolano il centro storico. Siamo in mezzo al mare, nel territorio di Tres Nuraghes, in un ambiente veramente straordinario dal punto di vista naturalistico e che racconta anche testimonianze storiche. Ne parliamo con Giovanni Piras, presidente proprio della Proloco di Tres Nuraghes. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Allora, iniziamo a descrivere un po' le caratteristiche naturali di questa zona. Le caratteristiche naturali di questa zona, diciamo così, sono ancora incontaminate. Ci troviamo, come senz'altro sapete, sulla costa occidentale della Sardegna, è un posto ancora preservato dall'attacco, o diciamo così, indiscriminato da parte dell'uomo, e riusciamo a trovare ancora quelle bellezze che ormai scompaiono, vale dire la macchia mediterranea in tutte le sue specie, questi posti che sembrano così desolanti ma altrettanto belli, che ne fanno una, diciamo così, particolarità del nostro territorio. Ci sono anche degli scogli molto belli in questa zona che affiorano. Esatto, degli scogli che testimoniano come la Sardegna sia un'isola a origine vulcanica. Basta guardarci di fronte, vediamo proprio il tipo di roccia che conferma che si trattano delle calate laviche. Ascolta, poi in questa zona la cosa più importante è la presenza di torri costiere, numerose torri costiere. Sì, in effetti nel nostro territorio ricadono 3 torri costiere che fanno parte di un sistema più complicato e complesso che in antichità, intorno al 1500, immediatamente dopo, nella seconda metà soprattutto, ci raccontano gli storici che era all'avamposto o per la tutela di quelle che erano le popolazioni che stavano all'interno, su quelli che erano gli sbarchi dei saraceni, i corsari che venivano a depredare, essendo la zona abbastanza ricca economicamente di olio, vino, queste robe qua, e i pescatori, perché il mare è molto ricco, arrivavano fin qua, e i pescatori dei coralli di Alghero e i pescatori di Bosa. E ripeto, queste 3 torri fanno parte del sistema che parte da Bosa ed arriva fino a Santa Caterina di Pitinur, Torre del Pozzo, ecco. Quindi proteggeva tutto il territorio della Planargia e del Montiferru.